questo punto, a questo comizio appunto della lista per la Valle d'Aosta, come abbiamo scritto nella convocazione, chi l'ha ricevuta, perché tra l'altro approfitto per un'informazione di servizio, abbiamo sia il sito sia la mailing che sono down, sono caduti per un problema di hacker, non diretto su di noi ma sul web che proprio ci gestiva. E però insomma, vista la presenza, diciamo che in qualche modo siamo riusciti a far passare il messaggio. Ma appunto, come avevamo messo nella convocazione, come sapete tutti, l'Espace Populaire e l'Arci Valle d'Aosta in generale sono autonomi dai partiti, ma non sono autonomi dalla politica. La nostra appartenenza a un campo culturale politico è chiara ed è da tempo che è chiara, e questo campo politico appunto è quello del centro-sinistra valdostano. Lo facciamo però, come sapete, non in maniera acritica, tutt'altro, vogliamo farlo in maniera partecipata e non diamo niente per scontato, ed è per questo che ci tenevamo che nel loro tour de force che stanno sicuramente facendo in questi giorni in Valle d'Aosta ci fosse anche una tappa qua da noi, proprio per consentire un confronto, un dibattito, per mettere un po' in discussione anche questi candidati, e perché per assaggiare anche la concretezza dei loro impegni, perché insomma la questione non è da poco qua si sta decidendo, si sta discutendo non solamente il futuro della Valle d'Aosta, ma in questo momento critico, e questo è evidente a tutti, si sta anche decidendo il futuro immediato dell'intero paese. E quindi è importante che in questa fase così difficile ci sia il massimo della partecipazione da parte dei cittadini e da parte degli elettori. Quindi io adesso lascerò la parola a Maria Pia e a Scattolini, che presenteranno i candidati, però poi chiederei veramente a chi è presente qua oggi di partecipare facendo delle domande, lanciando delle riflessioni, facendo delle osservazioni, in modo che così questo incontro sia veramente vivo e partecipato, che è la cosa in questo momento più importante. Quindi taccio e lascio la parola appunto a chi prima? A Gabriele. Volevo passarti il microfono, però... Buonasera, buon pomeriggio. Per chi non mi conosce, mi chiamo Gabriele Scattolin, sono stato attivamente presente qua al circolo, ho fatto un paio d'anni mi sembra di come presidente, e adesso diciamo mi sto dedicando un po' di più all'attività politica con uno dei movimenti che partecipa a questa coalizione. Non sono mai intervenuto in pubblico, quindi sono emozionatissimo, forse Jean-Pierre sa cosa vuol dire, perché la prima volta che è intervenuto anche lui a Châtillon sicuramente era decisamente emozionato e si vedeva. Sono emozionato ma anche orgoglioso, perché non avrei mai pensato di fare una presentazione a dei candidati che si presentano alle politiche. Non sto a raccontarvi la mia storia politica, che è tendenzialmente noiosa, ma sicuramente non mi sarei mai immaginato di fare questa cosa. E perché ho scelto di farla? Perché conoscendo i candidati, attraverso anche queste serate, che sono questi comizi che si stanno facendo in questo periodo, mi sono accorto che c'è una sostanziale differenza tra le tante che ci sono con gli altri candidati in competizione. Ho riflettuto su questo concetto, che è quello della dedizione. Ho scorto nelle loro parole e anche nella loro storia politica, nella loro storia di esperienza politica, quello che è un modo proprio di dedicarsi alla politica, non per professione. Questo non vuol dire che non lo fanno con professionalità, perché le reputo persone decisamente professionali sotto questo aspetto, ma non lo fanno per professione. La storia di Jean-Pierre, è sicuramente, che sarà lui a raccontarla meglio di me, è testimonio di questa cosa. Ma anche la storia di Patrizia Morelli, perché, attenzione, è vero che mi sembra che sia circa 30 anni che svolge attività politica, ma con grande umiltà e con grande dedizione appunto, mai sopra i toni, sempre attenta, puntuale e precisa. Fanno parte i due candidati di una coalizione, e un'altra cosa che mi ha spinto a mettermi in prima persona in questa campagna è il fatto che il simbolo non contiene
simboli di altri partiti politici, dei partiti politici che compongono la, la coalizione. E questo lo, lo ritengo un segno del fatto che questo progetto politico oggi non nasce oggi, ma è frutto di una storia che ha visto la sua prima esperienza nel 2004. Sappiamo tutti poi quali sono stati gli avvenimenti, l'elezione di Nico e Perrin prima, Carlo Perrin è presente già qua oggi tra l'altro e lo ringrazio, e poi dopo con la elezione solo di Nico. Ma una coalizione che ha fatto attività politica sempre in maniera unita, sempre con obiettivi comuni. Ricordo soltanto una cosa e poi lascerò la parola a Maria Pia. La coalizione è stata quella che ha promosso la legge sul referendum propositivo in Valle d'Aosta. È stata quella che ha voluto fortemente questo referendum. Qualcuno poi probabilmente si è distratto e ha fatto passare la cosa senza nessuna, senza nessun problema. E poi chiaramente ha, come dire, iniziato a subire, tra virgolette, questo referendum propositivo. Purtroppo le prime esperienze del referendum propositivo, quello sulla, sull'ospedale, come risultato elettorale non ha raggiunto gli obiettivi prefissati, ma sicuramente l'ultimo, come ben sapete, ha raggiunto l'obiettivo. Quindi una coalizione che ha una linea, una precisa indirizzo e un preciso contorno politico, e questa è l'altra cosa ovviamente che mi ha fatto convincere a aiutare a fare campagna elettorale per Patrizia Morelli e Jean-Pierre Chisciarda. Io ho finito e lascio la parola a Maria Pia Spinoletti. Grazie. Visto che dei candidati si è detto che stanno sotto le righe, io sono sempre una che sta sopra le righe di solito, e vabbè, mi prenderete per quello che sono. E, dunque, sono contenta di essere qua, sono contenta che l'ESPAS, che è un luogo a cui sono molto affezionata, come vecchia attivista ARCI, sia pieno di tanta bella gente, e sono contenta che ci siano qui accanto a me questi due amici, queste due persone a cui mi sto affezionando, perché non sono... non le conosco da tanto tempo, le conosco da un tempo relativamente breve, le sto apprezzando soprattutto nel corso di questa campagna elettorale. Di Jean-Pierre leggevo gli articoli quando si firma Robespierre sul Travail, e che ho sempre molto apprezzato, e le sue cose su Facebook, comprese quelle vestito da cuoco, che mi piacciono molto. La sua passione per la cucina smascherata, non smascherata in occasione elettorale, ma che appunto da molto tempo va mettendo sui social network. E poi Patrizia, che invece sui social network non c'è, ma con cui ho una conoscenza un po' più consolidata, diciamo. Questi due candidati si presentano a questa competizione elettorale sapendo che possono vincere. Io sono convinta che vinceranno. Ci sono altre persone che si sono presentate, altri competitori che si sono presentati sapendo che non possono vincere, e cosa assolutamente legittima naturalmente. Chi lo fa perché a livello nazionale il proprio movimento, il proprio partito si presenta, chi lo fa per mettere una bandierina sulla prossima sulla poltroncina della regione. Però c'è una cosa che secondo me è molto importante dire, che non è banalmente quella del voto utile comunemente inteso, ma è semmai quella del voto sprecato, che io ho avuto un dibattito in questi giorni molto acceso con i sostenitori del movimento di Beppe Grillo, tanto per non fare nomi, i quali stanno facendo una campagna elettorale in cui il nemico da battere sembriamo noi, sembra che sia l'alleanza. E questa è una cosa che mi ha colpito, perché io ero convinta che chi si mette nell'area, diciamo, dell'opposizione sta cercando di raggiungere un obiettivo, che è quello di
di attaccare, di smembrare, di combattere. Anch'io, come dice sempre Francesco Lucà, detesto un po' usare, mi dà un po' fastidio usare questi termini bellici per definire l'impegno e il raggiungimento di un obiettivo, ma certo l'obiettivo è quello di smantellare un sistema politico di potere che è l'Union Valdôtaine di Roland Deng e che l'Union Valdôtaine di Roland Deng è andata costruendo in questi anni, che veramente ha un peso ormai sulla nostra vita non solo politica ma quotidiana. E voglio raccontarvi due o tre cose recenti, perché lo diciamo sempre, lo scriviamo sui nostri giornali, che c'è un clima di intimidazione, ci sono i favori, per trovare lavoro bisogna avere certe tessere, tutte queste cose qua. Però siamo veramente arrivati a un livello insopportabile di questa cosa, perché è diventata esplicita. E appunto vi racconto gli ultimi due episodi che mi sono arrivati alle orecchie nell'ultimo mese. Episodio numero uno: c'è una persona che si occupa di cultura, molto attiva in Valle d'Aosta, che quindi ha delle commissioni, delle committenze molto importanti per l'assessorato alla cultura, e che ogni tanto collabora con Alpe. La prima collaborazione che ha fatto con Alpe, questa persona scrive per difendere la politica dell'assessorato alla cultura. Alberto Berteng aveva fatto un articolo dove diceva che i soldi erano mal spesi, questa persona scrive e dice ma no, non si può dire questa cosa, perché in realtà i soldi sulla cultura non si misurano in termini di audience, no? Quindi polemizza con Berteng e difende l'assessorato alla cultura. Bene, questa persona viene beccata da persone importanti dell'assessorato alla cultura e gli viene detto beh, tu troverai lungo lavorare qui da noi perché scrivi su Alpe. Allora, questo vi dà la misura di dove siamo arrivati. L'altro episodio è ancora più recente, una persona che lavora per una, diciamo, ditta, la quale a sua volta ha un appalto per l'amministrazione regionale, e questa persona si esprime su Facebook, in altri posti, prendendo delle posizioni, ma non immaginatevi posizioni rivoluzionarie, si occupa di ambiente questa persona, quindi prende delle posizioni tra l'altro molto simili a quelli che poi applica nel suo lavoro per il quale è stimata dalla ditta che glielo fa fare ed è riconosciuta. Bene, la ditta viene ufficialmente richiamata a ritirare dal rapporto con la regione questa persona che è sgradita. Allora, gente, io dico che siamo arrivati al capolinea su sta roba qua, che veramente non è più pensabile che i nostri giovani, che hanno già così difficoltà a lavorare, debbano pagare anche questo scotto ulteriore rispetto alla crisi, ulteriore. Quindi questa mi sembra un fatto gravissimo. Poi riprendo quella cosa che invece ha, quell'invito che ha fatto Alex, e vorrei davvero che questo, io ho cominciato dicendo queste cose molto pesanti, perché vorrei che questo fosse davvero un comizio irrituale. Loro poveracci stanno girando e facendosi tre comizi al giorno ripetendo più o meno sempre le stesse cose, ed è giusto che sia così, ed è giusto che sia informata la gente su quello che è il programma eccetera. Il programma comunque vi arriverà a casa. Adesso quello che noi vorremmo oggi e che chiediamo a loro, ma soprattutto a voi, è veramente di fare delle domande che li mettano in imbarazzo, che sì, perché siamo qui tra esseri umani, cioè tra persone che vogliono fare una cosa che in Valle d'Aosta non si fa mai, cioè un confronto vero. Allora, ho capito che la maggior parte di voi, spero tutti, siano persone che li voteranno e che siano fan, però avete visto tutti in rete le polemiche che girano, lei che parla troppo francese e lui che è troppo, non so,
varie cose. Oppure l'alleanza, io parlo, ripeto, sto sopra le righe perché sono, mi sento a casa, ma la polemica con il PD che si allea con Monti e voi con chi andate e questi che cosa mi rappresenta, insomma tutte queste cose qui vorrei che fossero prese e messe con i piedi per terra nella realtà del loro, di quello che sarà il loro, la loro presenza in Parlamento, la loro capacità di intervento, la loro possibilità di intervento, senza immaginare che il fatto che loro vadano a Roma li renda immediatamente chissà come invincibili e che possano fare chissà cosa. Sappiamo bene che vanno a essere lo 0,21%, giusto Francesco? 0,211 del Parlamento. Però questo 0,211 che per certi aspetti è una cosa estremamente importante dal punto di vista della vigilanza di quello che succede lì, dall'altra è anche un presidio di osservazione estremamente interessante, ma certo non è un luogo da cui si può fare la rivoluzione, ecco. Quindi io direi che, tenuto conto di questo, le cose diciamocele, in modo che poi possiamo uscire di qui e dirle agli altri, perché questa è la cosa importante. Qui, ragazzi, noi non abbiamo la possibilità che hanno gli altri, non abbiamo quote dentro i giornali, non abbiamo entrature particolari alla televisione. Rispetto ai nostri competitori più importanti siamo i meno attrezzati, però vorremmo essere i più attrezzati dal punto di vista di quello che i nostri, quelli che ci credono in questa cosa, quelli che ci vogliono sostenere, ecco, che i nostri vadano e dicano le cose che noi vogliamo andare a fare, le cose che noi abbiamo firmato, le cose che noi siamo intenzionati. Ultimo punto e poi passo il microfono. Io vorrei che, essendo qui all'Arch, che essendo in questo Espace Populaire, che è stato negli ultimi anni un motore straordinario di promozione culturale in questa valle e che ha delle grosse difficoltà a continuare a esserlo, noi parlassimo di cultura e parlassimo di cosa vuol dire aprire uno spazio libero. È vero che è uno spazio libero che è additato come abitato da comunisti, perché c'è ancora questo mito che l'Arci è una specie di covo bolscevico molto inquietante, però qui sono passate le più belle teste pensanti della democrazia italiana negli ultimi anni e questo è un valore che va difeso. Grazie. Bonsoir à tout le monde, visto che parlo francese. Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi oggi. Avessi saputo che le premesse erano queste, avrei preso un po' di guaranà prima di venire, per essere giusto un po' più combattiva, perché devo dire che questa campagna è faticosa. Tre incontri al giorno, spero che due li facciamo divisi e poi uno alla sera insieme. Però non è facile sostenere questo ritmo per chi non lo ha mai fatto, perché se è vero che, come diceva Gabriele, io faccio politica da 30 anni, ho sempre fatto una politica di partito, una politica su base volontaria, sono in politica professionale, tra virgolette, da 4 anni e mezzo, sono stata eletta in Consiglio regionale nel 2008. Qualche nota biografica, io sono di Arbier, dico anche la mia età, 52 anni, di professione bibliotecaria, e vedo nel pubblico qualche bibliotecaria, e collaboro nell'hotel della nostra famiglia. Sono consigliere regionale appunto da 4 anni e mezzo. Sento molto la responsabilità di questo ruolo che ci è stato affidato, perché è un ruolo importante. I candidati per le elezioni parlamentari sono due, uno alla Camera e uno al Senato. Non sono la squadra di 35 delle elezioni regionali e quindi il peso riposa molto sulle nostre spalle. Fortunatamente siamo sostenuti, accompagnati
da tanti amici e sostenitori, ma dobbiamo riconoscere che insomma non è facile questo ruolo, e per di più ci proponiamo per rappresentare una regione, due su mille, ma una delle 20 regioni, una regione che per di più ha un patrimonio culturale, linguistico, statutario importante da difendere. Fortunatamente il mio coéquipier è un ottimo coéquipier. Jean-Pierre ed io ci siamo conosciuti durante la legislatura in Consiglio regionale, perché entrambi ci occupiamo in particolare di sanità. Lui è stato nel sindacato fino alla fine di dicembre e si occupava di sanità, e io nel mio gruppo sono un pochino di più riferimento per ciò che concerne l'ambito sanitario. E ricorrevo regolarmente a Jean-Pierre quando si trattava di approfondire dei temi un po' spinosi, perché Jean-Pierre era sempre molto informato e è una persona che non rimane alla superficie delle cose, ma va a fondo, e quindi mi è stato sempre molto utile. Noi ci proponiamo come una squadra ben salda, che ha un obiettivo ben preciso, che ricordava già Maria Pia, quello di contribuire a cambiare la politica nella nostra regione. La nostra alleanza è nata nel 2006 per dare la possibilità ai valdostani di scegliere un'alternativa al sistema politico, al sistema di potere che occupa la nostra regione. Maria Pia lo ha già detto molto bene facendo degli esempi concreti, situazioni di cui tutti siamo a conoscenza, ma noi pensiamo che i valdostani non meritino questa situazione, non possano più tollerare un sistema che si regge sul favore personale, che si regge sul clientelismo, sulle code dei sindaci col cappello in mano il martedì mattina a Palazzo Regionale, sui giovani che devono vendere la loro dignità per un posto di lavoro. E questo non è giusto, non tolleriamo un sistema che premi la fedeltà più che le competenze, dove ci si proclama autonomisti e poi si invoca l'aiuto del governo contro il referendum per il pirogassificatore, come è stato fatto l'anno scorso, come vogliamo ricordare tutte le volte, perché il presidente Rollandin e l'assessore Dublena hanno fatto una lettera indegna al ministro dell'Ambiente nel giugno del 2012, chiedendo loro di prendere delle precauzioni contro questo fenomeno strano che si stava verificando in Valle d'Aosta e che avrebbe potuto diventare un precedente anche per altre regioni. Come sapete, questa lettera ha avuto degli effetti, tant'è che il Consiglio dei Ministri ha impugnato recentemente la nostra legge sul referendum. E quindi ricordiamoci di chi ha scritto quella lettera, ricordiamoci di chi 3 mesi fa diceva ai valdostani: non andate a votare, non andare a votare è un diritto. Ricordiamoci di chi ha approfittato della sua carica di assessore alla sanità, la carica più delicata all'interno della giunta, quella che va a toccare le persone proprio nei loro punti più deboli. Ricordiamoci di chi ha approfittato di quella carica strumentalizzando anche il parere dei medici contro il referendum, e di chi ha trattato l'autonomia come un privilegio da salvare con accordi privati sui divani di Palazzo Grazioli, non con incontri istituzionali, ma con accordi fra pari, perché Berlusconi e Rollandin è veramente un accordo fra pari, ma il cui obiettivo non è di fare degli accordi chiari per il bene della Valle d'Aosta, ma di arrivare a degli accordi, dei patti poco chiari, dei patti, come definirli, privatistici, sì.
sono gli stessi che adesso vogliono andare a Roma e si definiscono super partes, al di sopra della droite, della gauche e du centre. Noi abbiamo una visione diversa, abbiamo fatto una scelta diversa. Noi abbiamo scelto in che area collocarci. Noi, autonomisti, democratici, progressisti dell'Alleanza, abbiamo scelto di riconoscerci nell'area del centro-sinistra e di fare un patto con Bersani. Quello che ci auguriamo che possa essere il prossimo premier italiano. Perché pensiamo che anche a Roma debba ritornare la buona politica, la politica che fa le scelte per i cittadini e non solo per la finanza, la politica che non si fonda sui proclami istrionici e populisti e qualunquisti. E dunque abbiamo fatto questo patto con Bersani, che è una scelta chiara, una scelta preventiva, non una scelta di comodo che viene fatta se si è eletti e se il governo è poi quello. Noi abbiamo stretto questo accordo con Bersani, nel quale ci impegniamo da parte nostra a sostenere il suo governo e riceviamo in cambio da Bersani garanzie su dei punti che per noi sono fondamentali e irrinunciabili. Siamo andati a Roma, Jean-Pierre ed io, accompagnati dai segretari di alcuni dei nostri partiti, ed è stato un incontro cordiale, un incontro piacevole, in cui veramente c'è stato uno scambio di impegno, ma molto, molto umano. Il fatto di stringere la mano a una persona per noi ha un significato e noi ci ricorderemo di quell'incontro e siamo sicuri che anche Bersani si ricorderà di quell'incontro, anche perché gli ho prestato i miei occhiali da bibliotecaria. Dicevo, abbiamo fatto questa scelta perché abbiamo bisogno di alleati a Roma per difendere la nostra autonomia. Il mio diretto competitore al Senato dice, lancia lo slogan riprendendo la Betrève, la maison brûle. Ma se la maison brûle, noi diciamo, noi dobbiamo cercare i pompieri che ci aiutino a spegnere il fuoco, non semplicemente andare a Roma armati di una pistola d'acqua e senza alleati. Lo stesso ragionamento lo ha fatto la Südtiroler Volkspartei, che rappresenta una regione ben più forte della nostra, ben più importante numericamente e che ha alle spalle delle garanzie internazionali, ma anche loro hanno stretto un patto con Bersani e Oscar Peterlini, il senatore della Südtiroler Volkspartei, ha detto che era tempo di cercare un alleato a Roma, quindi anche loro hanno fatto questa scelta di chiarezza. Il patto con Bersani contiene alcuni punti importanti che vi ripercorro rapidamente. Primo fra tutti il punto dell'intesa, la garanzia che lo Stato non interverrà in modo unilaterale modificando lo statuto di autonomia, ma che ogni modifica verrà concertata con i parlamentari e con la Regione. E poi, nell'ipotesi che tutti auspichiamo di una nuova legge elettorale, la Valle d'Aosta mantenga il suo diritto alla rappresentanza in entrambe le Camere. Ma così come chiediamo di mantenere invariata l'autonomia finanziaria della Regione, come previsto dallo Statuto Speciale, e nous abordons, in italiano, ci occupiamo anche di punti che riguardano direttamente la quotidianità, i problemi delle persone, in particolare la ferrovia. Tutti sappiamo in che stato di degrado versa la nostra ferrovia e quindi noi ci proponiamo di concertare con lo Stato e naturalmente mettendo allo stesso tavolo la Regione Piemonte e la Regione Valle d'Aosta,
per arrivare all'elettrificazione della linea Aosta Chivasso Torino e al miglioramento della linea Aosta Pressendidie, ma così come ci occupiamo anche dell'autostrada che, come sapete, ha i pedaggi, la nostra autostrada valdostana, i pedaggi più cari, e proponiamo di rinegoziare, di rinnovare le concessioni autostradali per rispondere alle esigenze dei cittadini valdostani, ma non solo, anche dei turisti e del mondo dell'economia, che è fortemente penalizzato da questa situazione. E infine c'è un punto che ne comprende altri, un punto che riguarda la politica della montagna, ovvero la necessità di agevolare la vita, l'attività d'impresa in montagna, abbattere i costi che il fatto di vivere, di fare impresa, ma anche di fornire servizi in zone di montagna comporta. E in particolare chiediamo il mantenimento del nostro sistema scolastico, un sistema scolastico fondato sul bilinguismo, sul plurilinguismo, ma anche sulla diffusione territoriale. Noi pensiamo che chiudere delle scuole, che i numeri piccoli non giustificherebbero, sarebbe però favorire lo spopolamento della montagna, sarebbe penalizzare fortemente le popolazioni che scelgono di rimanere in territori di montagna. Ma come anche per la sanità, la nostra sanità è fra le più care in Italia, dopo quella della provincia autonoma di Bolzano. La nostra spesa pro capite è di 2.300 euro contro una media di 1.800 euro italiani. Sicuramente si possono fare delle economie, ma dobbiamo riconoscere che mantenere un sistema sanitario come il nostro in una zona in una regione di montagna costa di più. E sono costi che vanno garantiti, perché dobbiamo vedere garantito un ospedale, nonostante i 125.000 abitanti, che in altre realtà non giustificano la presenza di un ospedale, e una distribuzione, una rete di ambulatori e di servizi su tutto il territorio. Questi punti sono ripresi nel nostro programma, che, come è stato detto, le famiglie valdostane riceveranno a casa, di cui è già leggibile una versione un po' più ampia sul sito www.perlavalledaosta.it, e su cui naturalmente siamo pronti a confrontarci con voi. Abbiamo incontrato per costruire il nostro programma molte associazioni, vedo tra l'altro qui anche presente alcune persone che abbiamo incontrato per delle associazioni di volontariato, che in Valle d'Aosta sono molto presenti e molto attive, e soprattutto hanno ben presente il polso della situazione, e che quindi per noi è stato molto interessante ascoltare. Ma così come abbiamo incontrato anche i sindacati, le categorie economiche, dagli agricoltori, dai rappresentanti degli agricoltori, degli albergatori, degli industriali, degli artigiani, della piccola impresa, che ci hanno fatto un quadro preoccupante, che già conoscevamo, ma di cui abbiamo potuto veramente apprendere le problematiche, e questo ci ha aiutato per cercare di costruire un programma che non fosse fatto soltanto di slogan, ma che cercasse di dare delle risposte concrete. Io concludo invitandovi, naturalmente, se vi convinceremo, a sostenerci, perché pensiamo veramente che la Valle d'Aosta abbia bisogno di un cambiamento, e il cambiamento passa anche attraverso queste elezioni politiche. Grazie. Allora, ciao a tutti. Di solito dico buonasera a tutti, ma siccome qua ci troviamo in un posto informale, in un luogo che ho avuto occasione di frequentare in tante occasioni, una delle
occasione, diciamo, conclusiva è stata la bella serata in cui abbiamo potuto assistere al successo del nostro referendum, il referendum sul pirogassificatore. Io veramente un po' per questo luogo un'affezione, perché significa molto per me, insomma, significa molto anche, credo, per tantissimi amici che sono qui oggi. Prima di venire qua ho scritto un appello su Facebook, per quanto possano servire gli appelli, e l'appello è proprio quello di mettercela tutta per sostenere questo posto, perché questo è davvero un luogo, è un laboratorio, credo, di aggregazione, di democrazia, di espressione proprio delle cose più belle che giovani e meno giovani riescono a dare. E credo che valga davvero la pena continuare a investire con la propria presenza, investire venendo qui ogni tanto, investire anche economicamente per sostenere questo che è nato come un esperimento e che poi è diventato davvero un luogo anche simbolico, insomma. Quindi invito tutti a continuare a frequentare l'Espace Populaire. Io mi prenderò l'impegno per quanto possibile, insomma, dipende poi come va a finire dopo il 24-25 di febbraio, di sostenerlo sia con la presenza che con altre risorse, insomma. E io qua tra l'altro ho cucinato, visto che Maria Pia parlava di cucina, oggi c'è stata una lunga diatriba perché mi sono permesso di mettere una mia foto in cui cucinavo, questa mia passione. Io qui ricordo anche di aver cucinato per Voci di Pace, qualche tempo fa avevamo fatto una bellissima iniziativa che seguiva la settimana di Voci di Pace, questa bellissima esperimento di riunificazione tra entità generalmente difficili da mettere insieme. E insomma, mi ricordo Giancarlo Rosso qui al mio posto insieme a sua figlia e a tanti ragazzi pieni di buona volontà che raccontavano di quell'esperienza. E devo dire che, siccome uno dei miei difetti, non so se è un difetto o un pregio, è di commuovermi, in quel caso lì, tanto per cambiare, mi sono commosso, sono arrivato a casa, ho scritto l'articolo del Travaglio famoso su quella serata, e devo dire che è stata proprio una bella esperienza. E generalmente i comizi hanno tutto un programma, un iter prestabilito. Siccome Maria Pia ha detto che questo deve essere informale, io cerco di tagliarla breve. Poi quando io dico che cerco di tagliare breve le cose, generalmente le prolungo e le allungo, ma magari proviamo a dargli un taglio diverso, giusto per... No, alcune cose le dico comunque e poi lasciamo spazio alle domande provocatorie. Vi chiedo che non siano troppo provocatori, perché siamo indeboliti dai ritmi feroci di questa campagna elettorale, quindi vi chiediamo anche un po' di comprensione, se poi non sapremo darvi magari le risposte che ciascuno di voi si aspetta. Allora, generalmente io faccio un po' una premessa. Intanto dico sempre che la nostra proposta, la proposta dei due candidati, Patrizia Morelli e Jean-Pierre Guichard, è una proposta coraggiosa. È coraggiosa perché va un po' contro gli schemi. Noi non siamo dei politici di lungo corso, quantomeno io. Poi Patrizia, io non l'ho mai... Non sono mai riuscito a identificarla come una politica professionale o professionista, a dir si voglia, perché mi sono sempre confrontato con lei in questi 5 anni, l'ha detto Patrizia, è stata la mia interlocutrice preferenziale sui temi della sanità. Devo dire che l'ho sempre vissuta e l'ho sempre trattata come un'amica sin dal primo momento, e questa cosa qua non mi è capitata con tutti i politici di questa regione. Devo dire che con qualcuno proprio
non riesco neanche a dargli del tu. Ci sono due o tre persone a cui non riesco a dare del tu in questa regione. Uno è mio suocero, l'altro è Rolandè. No, gli dà del tu tutti, io proprio è una cosa che fatico a fare. Per cui con Patrizia io mi sono subito trovato bene. Quando io ho sentito che lei poteva essere la possibile candidata al Senato, beh, devo dire che ho goduto un po', mi è piaciuto, perché poi tra l'altro io ero in ballo, per poi Patrizia mi ha scritto un sms strano, fa: ma non è che questo qua della CGIL di cui si dice, perché il mio nome non era uscito in nessun modo, potresti essere tu? E da lì ci siamo confidati a vicenda, insomma abbiamo cominciato, e devo dire che sono veramente contento. Patrizia, è stato detto, è una persona molto determinata, capace, dietro questa sua veste e questo suo splendido francese che credo faccia invidia quasi a tutti, c'è una persona che ha davvero una determinazione incredibile. Poi lo dico a tutti i comizi, oltre a tutte queste belle qualità che il 50% di voi ha già sentito raccontare, perché abbiamo i badanti qui in sala che ci accompagnano a tutti i comizi, poveretti, e si sorbiscono. Credo, sì, a volte credo si annoiano più di noi, che oggi è un po' fuori schema, ma di solito noi ripetiamo abbastanza le stesse cose. E beh, io tutte le volte lo dico, Patrizia è una donna, credo che questo sia un valore aggiunto, credo che sia un fattore non indifferente, cioè potrebbe essere Patrizia la prima senatrice donna nella storia della Valle d'Aosta, nella storia della Repubblica Italiana. E questa cosa qua io credo che sia da non sottovalutare, un po' perché, come tutti sappiamo, io mia moglie è nascosta lì dietro che non vuole mai emergere, ma come tutti sappiamo le donne hanno una marcia in più, anche due, insomma, io ne ho tre in casa, quindi posso sapere, so cosa significa, hanno una marcia in più, sono molto più determinate, riescono a fare davvero tante cose insieme, generalmente le fanno sempre bene. Quindi diciamo che oltre a Patrizia, quindi alla sua personalità, alla sua capacità, io credo che ci sia questo valore davvero che è aggiuntivo nella squadra, nel ticket che noi proponiamo. L'altra cosa che io... che mi piace rilevare, non lo dico sempre, mi viene in mente ogni tanto, è il fatto che è vero, non ci sono i simboli dei partiti in questi due manifesti, noi li abbiamo messi nel programmino, li abbiamo messi anche perché alcuni anziani ci hanno detto: ma voi che cos'è questo Guichard Amorelli? Per qualcuno Guichard Amorelli era una persona, tra l'altro, perché mia figlia l'altro giorno mi dice: ma sai, un mio amichetto mi ha chiesto se era suo parente un certo Guichard Amorelli. A dire la verità sono due persone diverse, siccome compariamo sempre insieme, a differenza dei nostri concorrenti che hanno a volte i manifesti sdoppiati, noi, visto che siamo una squadra, siamo diventati Guichard Amorelli, quindi un unico soggetto, un'unica entità. Abbiamo messo il nome dei partiti, ma perché? Ma perché noi pensiamo che sia l'ulteriore valore aggiunto della nostra proposta quello del fatto che siamo davvero l'unica coalizione, l'unica alleanza, l'unica parte politica, e adesso si usa, non so se è ancora opportuno parlare proprio di sinistra, centrosinistra, destra, centro, perché poi le cose spesso si confondono, ci sono i centristi che un giorno si comportano peggio di quelli collocati a destra, eccetera. Noi siamo gli unici che ci collochiamo in maniera non ambigua a sinistra, centrosinistra. Abbiamo un ventaglio che va dal Centro Democratico di Tabacci fino a Rifondazione Comunista. Noi abbiamo il coraggio di dire dove ci collochiamo, abbiamo firmato un patto con Bersani in cui ci assumiamo la responsabilità di sostenere il governo di Bersani, il governo, speriamo Bersani possa essere davvero il prossimo presidente del Consiglio. I nostri avversari, i nostri concorrenti sono dilaniati, sono spaccati al loro interno. Abbiamo assistito
allo scisma, si può dire scisma, sì, perché è una sorta di religione, alla scissione dell'Union Valdôtaine. Abbiamo assistito alla spaccatura del PDL, abbiamo assistito allo smembramento della Federazione, io adesso non me ne ricordo altri, ma tutti quanti si sono spaccati e spacchettati. Beh, la nostra proposta è una proposta che ha delle fondamenta forti, che si sostiene su una coalizione che non ha paura di mostrarsi come tale e che si propone, insomma, così. Io vi racconto anche un po' di questo simbolino, perché qualcuno ce lo chiede. Questo simbolo qua vi interessa saperlo? Se non vi interessa, non ve lo dico. Siccome ce lo chiedono spesso tra i temi importanti, dopo gli F-35 ci chiedono di spiegargli cos'è questo simbolino. Beh, intanto il simbolo, a parte le parole d'ordine, autonomie, libertà e democrazia, e l'indicazione della nostra lista e i nomi del candidato, dell'entità Guisciarda Morelli, questo simbolo rappresenta la V di Valle d'Aosta, vedete? Questo potrebbe essere un omino con le braccia alzate anche in segno di vittoria, rappresenta un po' anche quella che per noi dovrebbe essere un po' una prospettiva. Questa è una montagna, vedete? Rappresenta, questa è la Becca, questo è il sole che sorge, potrebbe essere anche una polenta per qualcuno, perché è stata studiata in maniera ambigua apposta per lasciare un po' di suspense interpretativo. Okay. Così questi siamo noi. Poi io non so se i nostri comunicatori trovano altre caratterizzazioni, ma insomma a noi basta un po' questo. Perché, intanto mi presento anch'io, visto che Patrizia si è fatto un po' di biografia. Io sono Guisciarda, sono il primo non perché nell'ottica maschilista bisogna prima mettere il maschio e poi la femmina, ma perché, infatti, la cosa che io ho rilevato subito quando mi hanno fatto vedere i bozzetti, ho detto: ma scusate, perché non mettete prima Morelli per una questione di cavalleria, no? Mi hanno detto: no, si mette prima il candidato alla Camera e poi si mette il candidato al Senato. Io da 24 anni faccio l'ispettore di igiene in USL, quello è il mio mestiere vero, quello che mi dà da vivere, e mi sono occupato un po' di ambiente, perché io sono un tecnico di igiene e tutela dell'ambiente, e mi sono occupato per alcuni anni di materie anche ambientali, dopodiché USL ha perso le competenze in materia ambientale per uno dei referendum negli anni 90 e ho cominciato ad occuparmi di alimenti, quindi faccio quello di mestiere, faccio il vigile, l'ispettore sanitario e mi occupo di alimenti. Poi da 15 anni, per 15 anni ho fatto il sindacalista, è scritto anche sui programmini, non lo faccio più, c'è un errore di stampa, quindi c'è scritto metà tempo sindacalista e metà tempo ispettore, l'ho fatto fino al 31 di dicembre e mi sono occupato di sanità pubblica, ero responsabile della sanità pubblica e di terzo settore, cioè tutta quell'ambito terzo settore, noi lo chiamiamo sociosanitario assistenziale, SSAEP, tutto quell'ambito che ricomprende i servizi per le persone, i servizi per gli anziani, per i minori, insomma un ambito tra l'altro molto faticoso da seguire perché come sapete quei servizi sono spesso soggetti a esternalizzazioni, a cambi di appalto, quasi mai le persone che sono dentro quei servizi hanno la tranquillità del tempo indeterminato, insomma è stato davvero per 15 anni anche una sofferenza rappresentare spesso delle persone che vengono da noi a volte a raccontare anche il dramma dell'instabilità, insomma è stato,
stata una bella esperienza, ma anche difficile da quel punto di vista. Io non sono un politico di professione, sono stato uno dei promotori, se la mia la politica che ho fatto io è stata la politica che hanno fatto tanti amici dentro questa sala, insomma, l'impegno in alcuni referendum, in particolare in quello sull'ospedale, è stato uno dei primi firmatari, promotori, non so come si chiamano, di quel referendum, referendum che abbiamo perso. Presumo che quasi tutti voi abbiate votato in quell'occasione. Io dico sempre, l'abbiamo perso sì, ma abbiamo portato 30.000 persone a votare. 30.000 persone in una realtà di 100.000 aventi diritto al do voto, più o meno i numeri sono quelli, in un momento particolare, qual era il 2007, in cui vi era comunque ancora una cappa di controllo forte da parte del sistema di potere, che è stato ben raccontato da Patrizia, beh, io non credo che fosse o che sia da interpretare proprio come un insuccesso totale. È stato forse un grimaldello per un percorso che poi da lì è cominciato e si è sfogato con il referendum sull'acqua e il nucleare e poi con il bellissimo referendum quello di qualche mese fa sul pirogassificatore, referendum che adesso stanno cercando di scipparci, in cui il risultato è stato impugnato dal Consiglio dei Ministri, come è stato ricordato dai nostri autonomisti con la schiena dritta, che non chiedono mai l'intervento del centro, che non si piegano mai, perché la difesa dell'autonomia prima di tutto sono stati quelli che poi hanno chiesto con una lettera ignobile, come ha detto Patrizia, come si chiede di solito l'aiuto al paparino quando succede che qualche compagno ti fa i dispetti fuori da scuola, una lettera ignobile in cui si è chiesto l'intervento. E questa lettera ve la ricorderete tutti cosa dice. Dice: attenzione, perché se passa il concetto e passa il principio che il popolo può decidere, può autodeterminarsi, qua succede un putiferio, perché a domino, a discesa, poi questa roba qua si estende e sia mai che il popolo pensa di poter assumere delle decisioni, se non quelle ogni 5 anni di decidere chi deve votare, insomma. E quindi, insomma, la mia storia politica un po' si ferma lì, si riduce a questo. Noi abbiamo accettato questa candidatura, io in particolare con molte esitazioni, molta paura e molto timore, perché mi rendo conto che l'impegno che richiede un ruolo del genere è un impegno fortissimo, è un impegno che va al di là delle energie psicofisiche, ma che davvero richiede un impegno straordinario, anche proprio nel senso di impegno di tutto se stesso, sia mettere, faccio l'esempio, no? Oggi c'è arrivato il braccialetto di Libera, questi ce ne sono 300 in giro, è una roba che metterò in una teca, un po' come le medaglie olimpiche della Follis che abbiamo visto su Aggressione. E beh, per avere questo braccialetto, l'abbiamo fatto solo per avere il braccialetto ovviamente, noi abbiamo aderito alla campagna di Libera, però non è che abbiamo firmato un po' come fa qualcuno dei nostri avversari che va lì e con qualche ritardo, qualche sospetto ritardo contatta le associazioni, no? Dicendo: ma io ti firmo quello che vuoi, basta che mi dai il foglio in bianco, no? Noi abbiamo aderito dopo aver ascoltato le associazioni, dopo aver sentito le sensibilità di tutte, anche Alex è stato sentito, ci siamo fatti una bella chiacchierata su temi vari, già lì sei stato abbastanza provocatore, insomma, ci hai richiesto, sei stato uno dei più impegnativi, Alex, la nostra consultazione. Noi abbiamo aderito all'appello di Libera, che ci impegna in maniera formale, tant'è che su internet compaiono i nostri dati, intanto entro 100 giorni dall'inizio della legislatura di partecipare, di proporre, di promuovere una normativa sulla corruzione e contro le mafie, perché la corruzione, come tutti sappiamo,
è un tema gravissimo che rallenta, spesso crea delle zeppe volute, spesso e volentieri, rallenta l'attività imprenditoriale, mette in difficoltà i piccoli imprenditori, crea veramente dei problemi da un punto di vista della lealtà delle transazioni commerciali, insomma un sacco di situazioni che tutti i giorni possiamo leggere e constatare sui giornali. Ma poi ci siamo anche impegnati e ci siamo messi a nudo in maniera metaforica davanti agli elettori, perché abbiamo pubblicato sul sito di Libera la nostra situazione reddituale. Io adesso non so Patrizia, ma mi veniva molto più comodo buttare dentro tutto il mio 730, compresi le firme, il 5 per 1000, l'8 per 1000, ho messo tutto dentro, per cui chi vuole sa quanto ho guadagnato, quante case ho, ne ho una tra l'altro con un mutuo fino a 71 anni, e sanno che ho una Clio bianca da 7000 euro comprato usato. Insomma, abbiamo davvero, ci siamo messi allo scoperto, perché noi pensiamo che chi pensa di eleggerci, di votarci, deve sapere per filo e per segno chi siamo. Dobbiamo essere davvero trasparenti, assolutamente immacolati, e questo è un po' quello che noi pensiamo debba essere la politica. La politica deve essere chiarezza, deve essere trasparenza, deve essere non ambiguità, totale mancanza di situazioni non espresse. Noi questo lo pensiamo, ed è anche il motivo per cui noi ci siamo anche esposti, qualcuno dice umiliati, avete piegato la schiena, qualcuno ha detto che ci siamo pure messi a 90 con Bersani. Noi abbiamo pensato che fosse opportuno dire chiaramente dove ci collocavamo, e dire chiaramente prima, non dopo, come è abitudine di qualcuno in questa Valle d'Aosta, dire con chi ci alleeremo. Se non vincerà Bersani, pazienza, a me dispiacerà tantissimo, saremo etichettati come quelli che si sono esposti prima con Bersani, magari qualchedun altro, eh? Siamo in buona compagnia comunque, perché in tanti hanno fatto questo accordo. Noi, se verremo eletti, rappresenteremo la Regione Valle d'Aosta in Parlamento. La Regione Valle d'Aosta è una... noi abbiamo il privilegio, forse a differenza delle altre, diciamo, degli altri parlamentari, non di rappresentare una porzione di territorio, ma di rappresentare una regione intera. E il parlamentare della Valle d'Aosta è il rappresentante della Valle in Parlamento. È una regione a statuto speciale, con spesso rappresentata, e lo dico sempre ai comizi in maniera proprio brutta, avrete visto gli ultimi servizi giornalistici in Rai a Ballarò, hanno fatto una rappresentazione della nostra valle che tra l'altro ha scatenato le reazioni indignate dei nostri, del nostro parlamentare Fosso, il quale ha chiesto un intervento in Rai, poi non so come è finita questa richiesta alla commissione di vigilanza, perché ci ha dipinto come la regione in cui vige un uomo solo al comando, un sistema di utilizzo delle risorse un po' discutibile, in cui ci si concentra di più sulle grandi opere spesso incompiute. Vi ricordate, è stato citato il trenino, l'aeroporto, è stato citato l'ospedale, piuttosto che un utilizzo delle risorse responsabile. E noi chiamiamo l'autonomia, vorremmo che si dicesse autonomia valdostana uguale autonomia responsabile, cioè un utilizzo coerente e consapevole delle risorse. Noi abbiamo una fortuna incredibile in Valle d'Aosta di non dover chiedere niente a nessuno, cioè, a parte la Corte dei Conti che può vigilare eventualmente i singoli enti pubblici su come sono spesi i soldi, ma noi non abbiamo trasferimenti, cioè il nostro atu è quello di poter disporre liberamente delle nostre risorse e del nostro territorio, non è una cosa da poco. Se l'autonomia non è
responsabile, non è un'autonomia da buon padre di famiglia, un sistema di governo che tenga conto del bene della propria famiglia, beh, qualche problema si pone. Io prima citavo le grandi opere, e, insomma, l'aeroporto sappiamo tutti, è un'opera fantasmagorica, sproporzionata. Io ho parlato con un pilota che ha pilotato questi aerei, dice, boh, c'è manco il corridoio di discesa, cioè volare con un aeroplano come quelli che ci propongono loro, un charterino da 80 posti in questa valle, diventa davvero problematico. L'area megalitica è un'altra di quelle opere, lo dice il nome, io aggiungo megalomane, cioè è un'opera che si poteva fare con molti meno, diciamo, con molto meno pretese. Probabilmente l'avremmo finita 30 anni fa, perché 44 anni, e lo scriveva forse Bertin recentemente in una sua riflessione su Facebook, è 44 anni che va avanti questo progetto impossibile, oggi ci vengono a dire che ci vogliono altrettanti soldi di quelli già stanziati, pare che ce ne vogliano altri 18 milioni. Poi io per esperienza dico che quando dicono 18 vuol dire almeno 25-26, perché è un po' come l'ospedale che ci hanno raccontato che costerà 145 milioni, io sono pronto a scommettere quello che volete, una cena anche alle spa se la pago a tutti, che costerà, non dico il doppio, ma forse il triplo, insomma. Quindi tutte queste idee di opere ipertrofiche a noi non vanno bene, probabilmente basterebbe che si facessero delle opere pertinenti con il territorio e che i soldi che si riescono a recuperare da queste opere fossero utilizzati e impiegati in maniera razionale per una politica di conservazione del territorio, piccoli cantieri, adesso abbiamo visto la questione dei salvaprecari, cantieri forestali, servizi magari a disposizione delle comunità locali. Ecco, noi questo pensiamo sia l'autonomia responsabile. Qual è il compito dei parlamentari, quale dovrebbe essere quindi il compito dei parlamentari? Noi pensiamo che il compito dei parlamentari, oltre a quello di difendere la nostra autonomia responsabile, sia anche quello di ridare dignità alla politica, al di fuori di Carema. Poi qua forse ci siamo abituati un po' assuefatti a questo sistema, che tutti quelli che arrivano da fuori, a cui raccontiamo cosa succede in questa povera valle, dicono, ma siete matti, ma com'è possibile una roba del genere? Beh, noi pensiamo che la politica, quella con la P maiuscola, se si riuscirà a recuperare questa maiuscola, debba essere una politica che rappresenti davvero un concetto più alto di quello degradato e corrotto che, insomma, è stato e viene sempre rappresentato. L'autonomia la si protegge, l'ha detto molto bene Patrizia, attraverso dei patti. L'accordo con Bersani è un accordo nero su bianco, noi diciamo che cosa intendiamo fare, i nostri avversari ci dicono che loro non vogliono fare accordi e che proporranno un decalogo, pensate, 2 parlamentari su 1000, lo 0,211% dei parlamentari del nostro Parlamento arriverà il primo giorno lì in Parlamento col suo bel decalogo e tutti quanti si assieperanno intorno ai parlamentari della Valle d'Aosta per capire come fare ad approvare questo decalogo, a rendersi un po' partecipi di questo movimento davvero così decideranno, hanno scritto sul loro programma poi cosa fare, no? Allora questa è un po' la loro impostazione. Io finisco dicendo, non so se l'hai detto tu, che noi abbiamo deciso, insomma, è prassi ed è corretto che sia così, e qualora fossimo eletti, se saremo eletti, ci iscriveremo al gruppo misto in Parlamento e al gruppo delle autonomie al Senato, se si riuscirà a fare un gruppo delle autonomie, e all'interno di questi gruppi noi pensiamo di creare rete con i colleghi, io dico già colleghi perché mi hanno detto non dire mai se saremo eletti eccetera, di che
quando saremo eletti, no? Vabbè. Quando saremo eletti creeremo una bella rete con i nostri colleghi del Friuli Venezia Giulia, tra l'altro il 16 di questo mese a Verrese è stato invitato un deputato del Friuli Venezia Giulia e verrà un po' a raccontarci anche della sua regione, è una situazione abbastanza simile alla nostra. Continueremo a implementare, così si dice, delle relazioni con i parlamentari del Trentino, del Sud Tirolo, in modo da creare comunque un'aggregazione di forze autonomiste che casualmente sono tutte collocate nel centro-sinistra, guarda un po', non si sa bene come mai anche loro hanno scelto di aderire e di fare un patto con Bersani. Noi vi chiediamo così di sostenerci, lo diciamo sempre ai comizi, non abbiamo giornali, non abbiamo televisioni, se voi leggete la Valle Notizie di oggi qualcuno è stato dimenticato brutalmente, perché anche lì i giornali, diciamo, di famiglia tendono a privilegiare qualcuno e a dimenticarsi di altri. Purtroppo non abbiamo quote societarie nei media, altrimenti avremmo dovuto scriverlo tra l'altro sul sito di Libera. Chiediamo a ognuno di voi di mettersi a pancia piatta, perché mancano meno di 2 settimane, perché sono 2 settimane oggi. Mettersi a pancia piatta vuol dire fare ognuno, cercare di convincere i propri congiunti, i propri vicini, i propri amici, i propri colleghi d'ufficio, cercando di non farvi censurare poi dal datore di lavoro, perché altrimenti poi qualcuno vi deve difendere, e convincendone 5, 6, 7, se anche questi a questi affidate il compito di convincerne altrettanto, io credo che il 25, 24 e 25 di febbraio noi ce la si possa fare, e poi credo che se noi ce la facciamo questo diventa il viatico per un'era nuova, un nuovo indirizzo, spero, della politica, spero una nuova era, perché quella precedente è un'era geologica proprio, spero davvero che ci sia la deglaciazione e che davvero si estinguano i dinosauri, brava, e che insomma nasca un nuovo movimento. Grazie.